Il nostro innanzitutto è un comune che è stato danneggiato dagli eventi sismici e quindi abbiamo tutto il centro storico un po' in parte praticamente in disuso. Purtroppo abbiamo diverse criticità. Siamo stati qui lungo la scalinata una sera, abbiamo visto che potevamo mantenere questa tradizione. Molti ragazzi hanno partecipato, questo ci fa piacere, sono le nuove generazioni. Ricordando l'invito di Papa Francesco che ha invitato tutti i fedeli a fermarsi davanti al presepe e osservare il presepe perché proprio questo sia un messaggio di speranza. Ma sicuramente importantissimo, oggi dobbiamo dare questi segni alla nuova società. Quando ci sono queste manifestazioni, poi ecco, il presepe vivente a maggior ragione partecipa tutta la cittadinanza, quindi partecipa con le presenze, ma partecipa anche nel lavoro, nella disponibilità di dare i locali, di dare tutto quello che serve per far riuscire bene la manifestazione. Quindi su questo un complimento a tutti i colonnellesi.